Grazie di essere qui, siamo molti, io sono Francesco Bettoni del collettivo Rosso Marcollo di Napoli, che è una nuova realtà del panorama universitario francese, l'ESO Charlie a Napoli. Abbiamo appunto appoggiato questa iniziativa in quanto siamo d'accordo, pensiamo all'università come uno spazio aperto anche alle tematiche odierne di oggigiorno e non solo a una preparazione strettamente accademica. Ringrazio appunto tutti di essere qui e lascio la parola al professor Massimo Zucchetti del Politecnico di Torino, che è docente di impatto ambientale dei sistemi energetici e membro del comitato contro la guerra. Scusate, mi sono impalato, ma è la prima volta che parlo. Per me non è la prima volta, la seconda e la terza, quindi il comitato è scienziati e scienziati contro la guerra. Beh, vi ringrazio insomma di essere venuti nonostante l'orario, magari non troppo felice di essere qui ad ascoltarvi. Cercherò di farla il più breve possibile. Sono stato chiamato qui perché mi occupo di uranio impoverito fin dal 1999 e sull'uranio impoverito ho fatto un po' di studi, un po' di lavoro, quindi vorrei raccontarvi un pochettino delle cose sull'uranio impoverito e in generale sulle guerre, sulle nuove guerre che vengono combattute alla fine del secolo scorso e all'inizio di questo secolo. Ecco, secondo me sarebbe molto bello se trattando di queste questioni che sono di tipo militare, noi potessimo avere delle regole del gioco abbastanza chiare, perché purtroppo, parlando di cose che hanno a che fare con il militare, quello che è difficile da capire è quali sono le regole che si applicano. La mia proposta, quella che sto portando avanti nel corso di questi anni, da sempre, è quella che non ci sia nessuna differenza fra l'atteggiamento che abbiamo verso l'inquinamento che proviene da un sistema civile e l'inquinamento e l'impatto ambientale che proviene da un sistema militare. Io vi avverto che ragionerò per tutta la mia presentazione come se non ci fosse differenza tra legislazione civile e legislazione militare. La differenza c'è, ma io non l'accetto e vorrei che non lo accettaste anche voi e che allo stesso modo con cui vi pongo io, vi poniate voi verso le fonti di impatto ambientale di origine comunitaria. Quindi questo, cioè avere lo stesso atteggiamento che si ha, ad esempio, verso una fabbrica inquinante, verso una sorgente di inquinamento ambientale di tipo civile, vorrebbe dire avere la possibilità di misurare l'inquinamento ambientale e di effettuare indagini epidemiologiche sulla salute delle popolazioni colpite. Prima però di parlare di uranio impoverito, vado un attimo fuori tema e vi ricordo qualche cosa di un grosso evento che c'è stato non distante da noi, poche centinaia di chilometri da noi, non troppi anni fa, nel 1999, il bombardamento della Jugoslavia. Siete tutti grandi, eravate tutti presenti quando nel 1999 il governo D'Alema decise di bombardare la Jugoslavia attraverso le bandiere della NATO. Ecco, qui abbiamo una cartina della zona Serbia, Kosovo, Montenegro, con quelle che sono state le fabbriche e i luoghi colpiti. Ci sono state 700 missioni con 2.300 bombardamenti per un totale di 20.000 voli. Sono stati buttati 21.000 tonnellate di esplosivi con 3.000 bombe circa e anche 15-30 tonnellate di uranio impoverito. Quali sono state le conseguenze immediate? Come sempre nelle guerre attuali è molto più il numero delle vittime civili rispetto alle vittime militari. Infatti ci sono stati circa 670 morti tra i soldati e ci sono stati 2.500 uccisi e oltre 6.000 feriti.
I danni materiali sono stati molto ingenti, sono state bombardate e distrutte 77 industrie, 39 centrali energetiche, 16 raffinerie e impianti chimici, ponti, stazioni, strade ferrate, aeroporti, 120 ospedali, 300 scuole elementari, 115 scuole medie, 6 università e poi, vabbè, 24 monasteri e 3 chiese, questo mi sembra meno importante, ma comunque fatto sta che i danni sono stati davvero ingenti. In totale circa un migliaio di obiettivi per la maggior parte civili sono stati attaccati. Ecco, io vi voglio parlare, 3 minuti, di quello che è successo a una distanza di circa una quindicina di chilometri da Belgrado, a Pančevo. Pančevo è una raffineria che si trova a poca distanza da Belgrado. Qui vedete una cartina con sopra Beograd, questo è Belgrado, qui c'è il fiume Danubio e qui c'è la cittadina di Pančevo. Pančevo era il più grosso petrolchimico, raffineria, prodotti fertilizzanti esistenti in Jugoslavia. Grosso modo si poteva paragonare a quello che è stato un porto marghera in Italia. Quindi pensate cosa potrebbe succedere se venisse bombardato porto marghera, cosa potrebbe succedere alla città di Venezia. Ecco, allo stesso modo è successo tra Pančevo e la città di Belgrado. Pančevo è stata bombardata e totalmente vaporizzata nell'aria da parte dei bombardamenti dell'aria. Ecco, perché è stata bombardata? Perché si sosteneva che ci fossero delle installazioni di rilievo per dal punto di vista militare. In particolare, sotto inchiesta era questa fabbrica di aeroplani chiamata fabbrica Lola Utva. Ecco, vi prego di tenere a mente un attimo questa fabbrica di aeroplani chiamata Lola Utva, perché vedremo dopo poi cosa si produceva in questa fabbrica di aeroplani. Comunque vi faccio vedere un po' lì che cosa c'è: l'impianto petrolchimico, la raffineria di olio combustibile, un impianto di fertilizzanti. Tutto è stato bombardato e ridotto appunto a fumi nell'aria della città. Quando si parla di guerra chimica, secondo me, non si tratta soltanto di usare armi chimiche per bombardare, ma anche bombardare cose tipo la centrale di Pančevo. Secondo me, quello che abbiamo visto qui, quello che vediamo qui, è un esempio di guerra chimica. Né più né meno che è quello di utilizzare armi chimiche come fece, per dire, Saddam Hussein contro i curdi. Qui allo stesso modo è stato fatto un esempio di un episodio di guerra chimica. Sono state rilasciate nell'aria un mucchio di sostanze chimiche, cloruro di etilene, mercurio composti, 80.000 tonnellate di petrolio bruciato, 250 tonnellate di ammoniaca e soprattutto 250 tonnellate di cloruro di vinile monomero, che se non lo sapete ve lo ricordo io, è un composto chimico estremamente tossico e cancerogeno. 250 tonnellate di questo materiale è una quantità veramente ingente. Qui potete vedere cosa successe. Fortunatamente il vento non spirava nella direzione di Belgrado, ma spirava nella direzione opposta. Quindi la nube tossica, che dopo un'ora aveva ancora una concentrazione letale per l'uomo, si diresse verso la zona opposta rispetto a Belgrado. Dopo 3 ore la nube tossica aveva raggiunto un livello tale che era possibile appunto raggiungere facilmente anche la città di Belgrado qualora il vento avesse spirato in questa direzione. Qui vi faccio vedere alcune foto di cosa è successo. Quindi qui potete vedere la nube tossica rilasciata dalla città di Pančevo, dal petrolchimico di Pančevo. Qui ne potete vedere degli altri esempi. Ecco. Chiaramente si tratta appunto di una nube estremamente tossica.
in un luogo molto abitato come appunto i sobborghi mediterranei. Quindi vedete un altro esempio di quello che è successo. Qui vedete un esempio di cosa hanno dovuto trovare i pompieri quando insomma, hanno cercato di spegnere questo incendio, un incendio chimico difficilissimo da spegnere. Ecco, qui ovviamente potete capire, questa foto è emblematica di quello che poi è successo, cioè che le matrici ambientali trofiche, come appunto l'erba, le verdure, la frutta, gli animali che quest'erba rubano, eccetera, sono stati completamente inquinati da questo evento. Ritorniamo un attimo allo scopo dei bombardamenti. Lo scopo dei bombardamenti era distruggere la fabbrica di aeroplani Lola Ulva. E qui c'è una foto di che cosa produceva la fabbrica di aeroplani Lola Ulva. La fabbrica di aeroplani Lola Ulva produceva Piper a scopo turistico. Questa è l'atroce verità, cioè è stata bombardata un petrolchimico, è stata bombardata un fertilizzante, è stata bombardata una raffineria per far fuori una fabbrica che produceva aeroplani da turismo. Questo ovviamente probabilmente è la prima volta che lo sentirete dire, perché è stato accuratamente tenuto nascosto. Qui avete un esempio di cosa è successo poi della nube tossica. Non è stato solo un problema della Jugoslavia, è stato un problema anche della Romania e generalmente dell'Ucraina e di tutti gli stati. Questo affare mi sembra che non funzioni, quindi io parlerò un pochino a voce alta ma senza microfono, perché mi sembra che questo microfono sia stato messo appunto dalla NATO per facilitarci, quindi lo lascio stare lì e parlo a voce un po' più alta, va bene, mi sentite? Qui vedete la concentrazione delle ceneri dopo 3 giorni e vedete come l'inquinamento ovviamente non abbia confini. Vi ricordate cosa è successo 20 anni fa con Chernobyl? Qui potete vedere cosa è successo solo appunto 8 anni fa con Pančevo. Molti stati dei Balcani e dell'Europa centrale sono stati soggetti a questo inquinamento. Le conseguenze? Le conseguenze sono state quelle ovvie che ci si poteva aspettare: aumento generalizzato delle patologie tumorali nella popolazione jugoslava esposta ai bombardamenti. Quindi, ovviamente, questo tipo di conseguenze era logico aspettarsi, non solo per Pančevo, ma la guerra in Jugoslavia è stata veramente una guerra sporca, cioè è stata combattuta con questi bombardamenti, e in questi bombardamenti si è rilasciato davvero di tutto. In più, una cosa interessante per noi, meno interessante per loro, perché si tratta di piccoli numeri, ma dal nostro punto di vista sono numeri interessanti, è stata la maggiore insorgenza di alcuni tumori, tra cui il linfoma di Hodgkin, nei soldati italiani. Si parla di alcune decine di casi, parecchie decine di casi. Su questo poi l'amico Domenico Leggero, che parlerà dopo di me, sarà più dettagliato. Alcuni sostengono, molti sostengono, che la causa di queste ultime insorgenze del tumore del linfoma di Hodgkin possa essere attribuibile almeno in parte all'uranio impoverito. E allora vengo velocemente a parlarvi di uranio impoverito, cioè di quello per il quale sono stato chiamato qui. Mi dispiace se forse avete percepito questa prima parte come un po' fuori tema, ma io tendo a far sì che non venga dimenticata la guerra in Jugoslavia. Ritengo che la guerra in Jugoslavia sia stata un crimine e lo continuerò a ripetere fino a quando qualcuno non mi dirà di stare zitto. L'uranio impoverito è un materiale nucleare che è noto sin dagli anni 40. I primi esempi di come usare l'uranio impoverito risalgono addirittura al 1945. È stato usato nella guerra del Golfo del 91, nei Balcani, sia in Bosnia che in Kosovo, in Afghanistan e poi di nuovo in Iraq nel 2003. L'uranio impoverito è composto principalmente da un isotopo dell'uranio che si chiama uranio-238. È un materiale radioattivo a lunghissima vita media, cioè ci impiega 4 miliardi e mezzo di anni a decadere, ed emette radiazioni particolari chiamate radiazioni alfa.
Qual è la sua pericolosità? La sua pericolosità, qualora inalato o ingerito, è nota sin dagli anni 50, cioè non ci inventiamo davvero nulla, perché l'inalazione di polvere di uranio fu causa di malattia professionale tra gli addetti all'industria nucleare per la preparazione del combustibile. Chi è tecnico di queste cose lo sa, il combustibile nucleare, le pastiglie di combustibile che si mettono nei reattori nucleari vengono preparate con una tecnologia che si chiama tecnologia delle polveri, cioè si mette della polvere di uranio in uno stampino, si riscalda questo stampino e si ottiene la pastiglia. Quindi chi lavora alla preparazione del combustibile nucleare lavora con polvere di uranio, si trova a doverla inalare e quindi c'è malattia professionale. Ebbene, fin dagli anni 50 si sa che inalando e ingerendo uranio sotto forma di polveri si può andare incontro a alcune patologie, essenzialmente tumori. In particolare l'impronta digitale dell'uranio, impoverito o meno, come il tipo di tumore, i tipi di tumore che più vengono dall'uranio, sono i linfonodi, i linfomi di Hodgkin e non Hodgkin, le leucemie e i tumori ai polmoni. Quindi quando un operaio negli anni 50 si ammalava di linfoma di Hodgkin piuttosto che di leucemia, piuttosto che di tumore ai polmoni, sulle polveri di uranio si puntava il dito. Vi dico, per vostra curiosità, che poi questo problema nell'industria nucleare è stato risolto migliorando la reazione dei locali. Però nei primi tempi eroici, diciamo pionieristici, questo non si conosceva e quindi c'è piovi letteratura fin dagli anni 50 che riguarda l'inalazione di polveri. Perché insisto su questo punto? Perché sembra che tutti i miei colleghi italiani scoprano adesso il fatto dell'inalazione di polveri da uranio. Ebbene, basta andare in letteratura, basta andare su Google Scholar o qualunque altro motore di ricerca, fare polvere di uranio, vengono fuori decine e decine di lavori scientifici sulle polvere di uranio. Le polvere di uranio fanno venire i tumori. Questa cosa la insegno probabilmente alla prima o alla seconda lezione del corso di protezione dalle radiazioni. Quindi lo dico a voi, ma ovviamente si tratta di una cosa ovvia. L'uranio impoverito ha questo vantaggio di pesare parecchio, come vedremo. È stato utilizzato a scopi militari per appesantire le punte dei proiettili e dei missili, nonché come corazza nei carri armati. L'attacco più massiccio è stato portato all'Iraq, sia nel 91 che nel 2003. Qui vedete una cartina del sud dell'Iraq e del Kuwait, in cui si vedono le zone bombardate. Nel 1991 sono state usate circa 300-400 tonnellate, pensate in confronto con i Balcani in cui ne hanno usate 15-30 tonnellate, qui 300-400 e nel 2003 si stima altre 1500 tonnellate. Quindi il paese, il povero paese che è stato letteralmente inondato di uranio impoverito è proprio l'Iran. Verso i Balcani c'è stato un riguardo maggiore. Come si origina l'uranio impoverito? Brevemente vi dico che il ciclo del combustibile nucleare, che vuole arricchire l'uranio e usare l'uranio arricchito per combustibile degli impianti nucleari, produce come scarto anche l'uranio impoverito, che viene usato come punta pesante per i proiettili. Quindi è uno scarto dell'industria nucleare. Detto in altri termini, non esistesse l'industria nucleare, non ci sarebbe l'uranio impoverito. Questo è anche una cosa da ricordare. L'industria nucleare, intendo quella pacifica, quella non militare, è comunque responsabile per la produzione dell'uranio impoverito. L'uranio impoverito ha delle caratteristiche che sono ottime dal punto di vista militare. Ce n'è una grande disponibilità, il prezzo è molto basso, $2 al chilo. Essenzialmente è un materiale molto disponibile, quindi se lo si può utilizzare con grande facilità. Ha un'alta densità, una bottiglia da un litro di uranio impoverito pesa 19 kg, quindi pesa 19 volte l'acqua, pesa circa 3 volte l'acciaio, circa una volta e mezza il piombo, quindi è veramente una roba molto pesante. È piroforico, cioè prende fuoco come gli zolfanelli per attrito.
ha delle proprietà autoaffilanti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mentre un proiettile al piombo, quando arriva sull'obiettivo, si spancia e diventa grosso, fa proprio una specie di fungo, l'uranio impoverito invece, arrivando sull'obiettivo, si consuma ma mantiene la sua forma a punta, e questo quindi consente di penetrare maggiormente nelle corazze. E poi è anche radioattivo. Quindi purtroppo uno dice ha una serie di cose utili, però ha anche radioattivo. È stato utilizzato principalmente in un elicottero, in un aereo chiamato Aero-10, che è quello che vedete qui, e poi in un carro armato che è il carro armato Abrams. Qui vedete la punta dell'aereo A10 con la mitragliatrice, e la mitragliatrice con un proiettile ad uranio impoverito. Come vedete, essendo un materiale che emette radiazioni alfa, lo si può tranquillamente tenere in mano senza problemi, perché le radiazioni alfa sono poco penetranti. Il problema è se io me lo inalo o me lo ingerisco. Allora a quel punto me lo trovo dentro il corpo e ho dei problemi che sono quelli appunto dell'induzione di tumore. Cosa succede quando un penetratore ad uranio impoverito impatta il bersaglio, distruzione del bersaglio, incendio, quindi polverizzazione del materiale, dispersione in atmosfera, deposito al suolo anche a grandi distanze e quindi contaminazione dello scenario. Qui vedete come è fatto un proiettile ad uranio impoverito, questo è un proiettile carro armato, e è fatto in maniera tale che vedete qui, se riuscite a seguire la freccia qui davanti, c'è il cosiddetto penetratore all'uranio impoverito, questo stiletto, questa punta all'uranio impoverito. Cosa succede quando viene sparato? La parte come una specie di vettore di un missile pluristato, questa parte viene rilasciata, rimane soltanto il penetratore e questo è in grado di... Scusate, qui non so perché ma mi è andato indietro. Quello che succede si chiama silver bullet o anche proiettile d'argento, perché fa una luce bianca molto intensa quando colpisce il bersaglio. Gli effetti sanitari, ovviamente, l'uranio è un metallo pesante, quindi ci sono degli effetti sanitari. Questi effetti sanitari sono quelli tipici dei metalli pesanti. E poi c'è la tossicità radiologica, cioè gli effetti ritardati, che possono causare tumori e malformazioni genetiche sulla progenie. I primi a sperimentare questa cosa sono stati i veterani della guerra del Golfo nel 1991. Hanno respirato polvere di uranio, sono tornati a casa, hanno iniziato ad ammalarsi e a trasmettere alla loro progenie, malformazioni, cioè le loro moglie hanno iniziato a partorire bambini malformati. Le regole del gioco. Qui entro un attimo in una questione tecnica, ma vi voglio dire che in radioprotezione esiste una regola chiamata principio zero. Questo principio zero dice che l'utilizzo di materiale radioattivo, di radiazioni, non è giustificato qualora esista una valida alternativa che ci consente di ottenere lo stesso risultato senza l'uso di radiazione. Ad esempio, se io posso fare una diagnosi facendo un'ecografia invece che una radiografia, uso l'ecografia perché l'ecografia non ti espone alle radiazioni. Se è proprio necessario faccio una radiografia, se è ancora più necessario faccio una TAC. Ma la responsabilità del medico fa sì che si usi il più possibile la diagnosi normale oppure l'ecografia. Allo stesso modo, questo è il principio di radioprotezione che ci dice usiamo il più possibile materiali non radioattivi per ottenere lo stesso risultato. Ebbene, vi dico che esiste un materiale che si chiama tungsteno, che non è radioattivo, che ha le stesse proprietà dell'uranio, cioè è pesante, cioè è autoaffilante, cioè è piroforico, ha un unico difetto che costa $200 al chilo invece che 2. Questo è il motivo per cui si usa l'uranio impoverito. Non è solo questo, è anche perché l'industria civile, l'industria militare e nucleare stanno a braccetto. E quindi in qualche modo se passasse un materiale tra l'industria civile e l'industria militare è una cosa che è ben vista. Quindi non è solo un problema di costo. Però
qui si parlava oggi, il tema della giornata sarebbe materia, proiettili, utilizzo legale o illegale. Ebbene, se noi potessimo usare le stesse regole dell'ambito civile, l'utilizzo a scopi militari dell'uranio impoverito non è una pratica ammissibile secondo i principi di radioprotezione, cioè il suo utilizzo è illegale in qualunque nazione che usi, che abbia una legislazione sulla radioattività. È illegale in Italia, è illegale in Germania, certamente non è illegale in Iraq perché l'Iraq non ha questa legislazione. Tuttavia, se noi non usiamo due pesi e due misure, ma cerchiamo di essere obiettivi, il suo utilizzo è illegale perché, anche al di là della sua pericolosità o meno, esistono delle alternative che fanno sì che si potrebbe vincere lo stesso queste guerre umanitarie e chirurgiche anche senza utilizzare l'uranio impoverito. Questo arrivando alla conclusione, vorrei parlarvi di un paese che appunto ha subito notevoli quantità di bombardamenti all'uranio impoverito, ed era l'Iraq. Io ho lavorato molto con degli scienziati iracheni negli anni 90, siamo stati in contatto con questi scienziati iracheni. Tra l'altro vi voglio dire che fare lo scienziato in Iraq negli anni 90 era probabilmente il peggior mestiere del mondo, perché da un lato nel loro paese erano visti come persone che collaboravano con l'Occidente e quindi erano visti come dei pericolosi sovversivi. Dall'altro in Occidente erano visti come dei propagandisti di Saddam Hussein e quindi non credibili dal punto di vista scientifico. Io ho collaborato con molti colleghi e ho visto che in realtà i loro lavori erano attendibili. In Iraq cosa c'è stato? C'è stato il problema dell'embargo. Sapete bene che negli anni 90 l'Iraq ha subito un embargo. A causa di questo embargo sono morte 1 milione di persone. Anche l'Italia ha fatto parte di questo embargo, sebbene siano stati come al solito gli Stati Uniti a spingere di più per farlo. Comunque questo embargo ha ucciso 1 milione di persone, per la maggior parte bambini. Questo embargo quindi ha fatto sì che gli effetti dell'uranio impoverito fossero più difficili da vedere, proprio perché in mezzo a 1 milione di morti vai a capire quali sono quelli dell'uranio impoverito. Però ci sono tutte sfruttare le impronte digitali dell'uranio impoverito, cioè alcuni tipi di tumori, specialmente linfomi, leucemie e malformazioni genetiche. Qui vedete alcuni risultati con prima della cura e dopo la cura, prima della guerra del 91 e dopo la guerra del 91. Il numero di tumori in alcune province. E qui vi faccio vedere meglio in quest'altro grafico. Potete vedere che ci sono alcune province, come la provincia di Bassora sarebbe quella che noi chiamiamo Bassora, la prima, dove ci sono stati molti bombardamenti all'uranio impoverito. Ebbene, qui vedete come l'effetto tra prima e dopo il bombardamento sia notevole, cioè ci sono stati un notevole incremento delle quantità di tumori e malformazioni genetiche. Qui potete vedere l'effetto dell'inquinamento radioattivo in termini di radioattività dell'aria. Qui vedete la misura in alcune zone in cui c'è il fondo naturale, che è circa 5 microgrammi, che è l'unità di misura della radioattività. Bombardando con l'uranio impoverito, vedete cosa succede: il fondo naturale passa da 5 a 35-40 microgrammi. Quindi non ci sono santi. L'uranio impoverito fa male e si sa, l'uranio impoverito è radioattivo e si sa, inquina i posti dove viene utilizzato e lo si vede dalle misurazioni. Chiunque onestamente vada a vedere queste cose lo capisce. 1 milione di morti circa fuori statistica, in maggior parte bambini, in Iraq negli anni 90. Quelli dovuti all'uranio impoverito sono stati alcune migliaia in più. Quindi l'uranio impoverito è solo una delle cause di questa maggiore mortalità in Iraq. Nei prossimi 70 anni gli studi ci fanno capire come vi saranno in totale, in più rispetto al normale, dalle 10 alle 20.000 casi di tumore in più. Vi faccio presente il fatto che ogni anno in Iraq ci sono 200.000 casi di tumore. Quindi sarà comunque difficile vedere una maggior evidenza epidemiologica
di tumori in Iraq rispetto al normale. Però certo, se andremo poi a vedere le leucemie, i tumori, i tumori ai polmoni, di sicuro riusciremo a vedere qualche cambiamento. Ho quasi finito. È molto interessante vedere cosa è successo nella guerra del 2003. Nella guerra del 2003 ci si poteva chiedere cos'era stato, qual era la sorte dei dati, e in particolare del registro tumore, dopo l'invasione del 2003. Anche ci si poteva chiedere cos'era stato della vita degli scienziati che lavoravano su queste cose. Io per molto tempo ho perso i contatti con questi colleghi, perché non sapevo se erano vivi o morti. Durante l'ultima guerra le città irachene hanno subito devastazioni incredibili, sono stati bruciati e distrutti ministeri, musei, istituzioni scientifiche, ospedali. Non ho avuto notizie sull'esistenza in vita degli scienziati che lavoravano su queste cose. Nei voti degli invasori, non ho timore a dirlo, uno degli scopi dell'invasione, non il principale lo sappiamo qual era, comunque uno degli scopi principali è che tutte queste documentazioni, ciliegina sulla torta, potevano andare distrutte e dimenticate in maniera tale che non ci fossero problemi sul fatto che tutto questo non era praticamente mai successo. Questa guerra era come non fosse mai successa, perché oltre a bombardare città e istituzioni, hanno bombardato anche ospedali, scuole, hanno bombardato università, hanno bombardato centri di ricerca, tutti obiettivi ovviamente militari, non è vero? Quindi nei voti degli invasori tutto doveva andare distrutto e dimenticato. Invece non è andata così, perché alcuni miei colleghi sono riusciti a salvare il registro nazionale dei tumori iracheno, che era attivo dal 74, è stato preservato e sfuggito alle devastazioni. È uscito sulla rivista nota di oncologia internazionale The Lancet, è uscito un articolo nel 2004 che parlava proprio di questa eroica, io questi li chiamerei eroi, non certo quelli che hanno invaso l'Iraq, nemmeno quelli che in Italia hanno contribuito all'occupazione dell'Iraq, quelli secondo me non sono eroi. Sono eroi quelli che hanno salvato il registro dei tumori iracheni. Questa è la citazione esatta di cosa è stato fatto appunto nel 2004, nel 2003, durante i giorni più bui dell'invasione. Durante i giorni più bui dell'invasione questi colleghi hanno lavorato nelle cantine per mantenere questo registro dei tumori inattaccato. Ebbene, i dati del registro tumori ora sono disponibili e sono inequivocabili. Tumori al cervello, colon rettale e coloidale hanno mostrato nel decennio 89-99 incrementi pari a 5-7 volte. Quindi quando sentite qualcuno che ancora ha dei dubbi sul fatto che l'uranio impoverito possa causare dei guai, ditegli semplicemente di andare in rete, perché è disponibile in rete, e consultare il registro tumori dell'Iraq. Dopodiché l'incremento più elevato è stato ovviamente per i casi di leucemia. Geograficamente inoltre, questo per chi sa leggere i dati, è netta la correlazione tra le zone che hanno subito operazioni belliche sul del paese e incremento di tumori, mentre nel nord relativamente indenne si hanno delle statistiche abbastanza normali. Le previsioni nei prossimi 20 anni in Iraq sono spaventose. Ovviamente l'uranio impoverito è solo una concausa, perché l'Iraq è pieno di inquinanti di ogni tipo. Le guerre hanno utilizzato armi tossiche, sia chimiche che radioattive, mentre l'embargo ha prodotto quello che sappiamo: denutrizione, riduzione delle condizioni di vita, maggior suscettibilità ai tumori, minore efficacia e possibilità di cura. Concludiamo. La discussione sull'incidenza relativa di ognuno degli agenti cancerogeni ci pare poco significativa e poco rispettosa di un dato di fatto. Le morti di tumori in Iraq superano e supereranno di gran lunga quanto ha detto la signora Albright, ex segretario di Stato americano, secondo la quale l'embargo era un giusto prezzo da pagare, le morti per l'embargo erano un giusto prezzo da pagare per sbarazzarsi di Saddam Hussein. Io ritengo che Saddam Hussein, per quanto dittatore spregevole, non sia riuscito a fare tanti danni quanto hanno fatto l'embargo e due guerre.
quindi secondo me non era un giusto prezzo da pagare quello che è stato fatto. Fine delle conclusioni, importante raccogliere dati e ricerche nel campo degli effetti delle nuove guerre su uomo e ambiente. E ve ne sono moltissime di questi dati, ce ne sono tantissimi, e basta soltanto avere la costanza di raccoglierli. Non è vero che ci sia ancora da scoprire chissà che cosa, è tutto noto, è tutto noto. Ovviamente bisogna soltanto avere la voglia di farlo. Bisogna mostrare come queste armi moderne non sono chirurgiche, ma producono danni inaccettabili. Occorre denunciare senza reticenze gli effetti a uomini e ambiente che le hanno subite delle cosiddette guerre umanitarie a partire dal 1991. Per chi fosse interessato, io ho pubblicato un libro su uranio impoverito. Comunque vi ringrazio per l'attenzione e concludo dicendovi che a questo indirizzo, quello di indirizzo mail, a questo indirizzo internet che è la mia home page, notate come padroneggio questi nomi con assoluta nonchalance, alla mia home page potete trovare un bel po' di materiale tirabile giù, tra cui anche la relazione di oggi. Quindi la potete trovare, tirare, è un po' pesante perché sono 6 mega, però la potete trovare e tirare giù. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo il professor Zucchetti per la presentazione e per l'intervento e rimarco dopo questa presentazione rimarco la discrasia che sempre più spesso c'è tra quello che di solito ci spiegano qui e quello che poi è in realtà, perché per esempio io che faccio relazioni internazionali mi hanno sempre spiegato che dal 99, ma dal 1899 armi come l'uranio impoverito dovrebbero essere messe al bando perché sono armi di distruzione di massa e con effetto indiscriminato. Questo non è, e di solito nelle aule della nostra università questo non ci viene detto. Quindi ringrazio ancora il professor Zucchetti, lascio la parola a Domenico Leggero, che è il presidente dell'Osservatorio Militare, e prego. Sono il presidente, sono il responsabile del comparto difesa dell'Osservatorio Militare. No, non c'è problema. La faranno nominare a tutti. No, nominato, grazie. Io sono un ex pilota militare, sono un pilota militare in pensione, sono tra quei piloti che dovevano combattere ma senza diploma. In Bosnia, in Kosovo. Nella guerra, diciamo, che ha coinvolto i territori balcanici. Perché nasce l'Osservatorio Militare? Questo forse è in materia anche di studio. Improvvisamente, diciamo, ai primi anni 90, con la caduta del muro di Berlino, cade quel nemico dal quale istituzionalmente e costituzionalmente le forze armate italiane dovevano difendersi. La protezione civile, un altro settore in cui le forze armate erano particolarmente impegnate, si istituiva e quindi levava anche un altro compito alle forze armate, quello appunto della protezione civile. Quindi ci ritroviamo con delle forze armate svuotate di significato, dove non c'era più un nemico e sostanzialmente non c'era più una utilità. Bisognava capire se conservare il sistema e quindi adattarlo a uno scenario internazionale, e questo lo si poteva fare soltanto andando a ricollocare le forze armate su un teatro internazionale che le vedeva non più come forze sostanzialmente a difesa del territorio, anche se costituzionalmente nessuno ha mai variato questa funzione delle forze armate, entrerla in un contesto di polizia internazionale. Cioè, qualcuno dice portatori di pace, altri dicono portatori di guerra. Beh, diciamo che dal punto di vista militare chi faceva il militare, il concetto politico interessava poco. Quella era la nuova funzione: integrarsi e operare con altri eserciti di altri paesi in compiti istituzionali. Quindi si cambiava radicalmente il concetto e ci si confrontava sul campo con altri eserciti, altre mentalità, altre tecnologie. E siccome in Italia tutto cambia ma nulla cambia, anche in questo caso, se anziché queste funzioni fosse stata un'altra guerra, la terza guerra, noi saremmo andati in Unione Sovietica, in Siberia con i costumi e in Africa con i cappotti, perché il concetto delle forze armate comunque non cambiava.
ed in questo contesto ci andiamo a confrontare con i nuovi stati. Noi ci accorgiamo, la preparazione non era adeguata. Sì, vi era e vi è tuttora una grande professionalità della base che cerca di andare a sopperire le grandi mancanze dell'organizzazione verticistica delle forze armate, però qualcosa doveva succedere. E noi diciamo che andiamo ad ideare questo centro studi che doveva rappresentare un anello, un punto fondamentale per i militari. Cioè i militari avevano la necessità della tutela nel nuovo contesto, perché mancando ovviamente quello che era il supporto logistico, tecnico e operativo dei vertici, erano mandati allo sbaraglio. Quindi noi dovevamo rilevare quello che succedeva, studiare e proporre le soluzioni. Questo era il compito dell'osservatorio. Quindi cosa andiamo a rilevare immediatamente? Un altissimo numero di militari che si ritiravano dai Balcani, venivano rimpatriati con delle patologie particolarmente gravi. Studia che cosa? Qual era la variante che si andava a creare sui vari teatri operativi? Che per la prima volta venivano esposti a territori bombardati all'uranio impoverito. Cosa propone? L'azione giudiziaria, ovviamente, e si hanno i primi effetti dal 2000, perché io, a differenza di tutti, anche io dal 99 sto studiando il fenomeno del uranio impoverito, e dal 99 qualche giudice inizia a calendarizzare i processi, siamo nel 2007, però qualche risposta è arrivata. E poi cosa chiediamo? Stiamo chiedendo l'intervento politico, ancora aspettiamo. Sono cambiati circa 3 governi nel frattempo. Questa è la definizione dell'uranio impoverito che vi vorrei risparmiare, anche perché Zucchetti è entrato nel dettaglio. Le munizioni dell'uranio impoverito, ovviamente la disponibilità, ne abbiamo parlato, di costi e l'effetto. La disponibilità è praticamente illimitata, viene utilizzato il materiale di scarto delle centrali nucleari che trasformano il costo che avrebbero dovuto supportare per smaltire materiale radioattivo addirittura in guadagno, perché l'industria bellica acquista, per cui quello che doveva essere un costo diventa un guadagno. Che cos'è l'effetto bellico? Ne abbiamo parlato prima, la massima efficacia con il minimo sforzo. Ogni singolo proiettile, a differenza di altri tipi di munizione, è in condizione di mettere a zero e di annullare la capacità operativa di un carro armato. Prima dicevo Zucchetti, il proiettile non si spacca e non spacca, ma entra. E in effetti il carro armato si distrugge perché intorno al corpo esploso di uranio impoverito si crea una temperatura circa di 2-3.000 gradi. Questa temperatura, quindi anche il carburante all'interno, quindi anche le munizioni, fa esplodere sostanzialmente tutto. Con 30-40 grammi più o meno di uranio impoverito in un proiettile si dissolvono circa 2 quintali di materiale di protezione dei carri armati, cioè tutto ciò che è esposto del carro armato, l'intera scocca, si assottiglia per 2 centimetri più o meno. Da qui nasce anche la leggenda degli americani demoni di cui parlavano gli iracheni nella prima guerra del Golfo, perché all'interno del carro addirittura si dissolvevano anche i cadaveri, cioè non c'era assolutamente più niente, nemmeno l'equipaggio, si ritrovava. E questa polverizzazione avrà un effetto che poi, di cui poi parleremo. Questo è il proiettile che abbiamo visto prima nella presentazione di Zucchetti, questa è tutta la gamma, vasta scelta, di proiettili ad uranio impoverito che si trovano sui territori operativi. Ci sono anche missili all'uranio, sono dei Tomahawk, sono dei missili che sono terra-terra normalmente, a media lunga gittata, sono dei missili che sono stati esplosi a circa 5 miglia dalle coste italiane, che hanno colpito dei depositi ad Azici, che conosce molto bene il dottor Giannucci, e hanno, dove ci porto dentro, è incolpevole per lui, dove addirittura sono missili con circa 30 kg di uranio impoverito e hanno distrutto sulle colline di Azici circa 4 depositi di munizioni serbe.
qui vi era un'animazione che faceva vedere proprio una 10, che è un altro velivolo che esplode un attacco con un munizionamento all'uranio impoverito, e questi sono i velivoli che possono esplodere l'uranio impoverito. Quindi l'elicottero Apache, il carro armato Abrams e la 10, che può esplodere sia munizioni, che abbiamo visto prima, che missili all'uranio. Queste sono le zone nel mondo più contaminate da uranio impoverito, che viene prodotto da due stati fondamentalmente, gli Stati Uniti e la Francia. Come vedete, questa è gli Stati Uniti. Le esplosioni che ci sono state ovviamente esplosioni controllate e a bassissimo rischio, circoscritte, e invece qui, che è la Bosnia, come vedete, sono bombardamenti in combattimento. Questi sono soltanto addestramenti e test qui all'incirca nell'area dove vengono sperimentati, era Eglin per la precisione, dove vengono per la prima volta sperimentati i proiettili all'uranio. Siamo nel 1978. Gli americani utilizzano e costruiscono e esplodono missili all'uranio impoverito, ne vanno a costellare gli effetti. Dal punto di vista radioattivo, presente la radioattività di tipo alfa particolarmente bassa, non destava particolari preoccupazioni, ma nei rilievi e nelle analisi del territorio circostante venivano individuate delle micro nanoparticelle, un piccolo particolato che a quel tempo non se ne conosceva l'effetto. Cioè gli americani iniziano nel 1978, dicono: attenzione, vi è questo prodotto, non sappiamo in che termini e in che modo va ad agire e interagire con il corpo umano, però in qualche modo sicuramente avrà un effetto. E poi lo vediamo dopo, perché quel particolato noi lo andiamo a fotografare con un sistema di fotografia e scansione elettronica all'interno del corpo dei militari. Quindi vi è l'esplosione con uranio, una dissolvenza, una trasformazione in micro-nanoparticelle di tutto il materiale che viene colpito, entra nell'ambiente e quindi automaticamente va a contaminare anche quello che è il corpo dei militari. E qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo un'analisi e scansione elettronica di una biopsia fatta a uno dei militari. Queste particelle che vedete, queste sono metalli pesanti che sono all'interno del corpo umano. Quindi quando sentite parlare dei militari che si ammalano per urlare in poverito, non è una teoria, non è soltanto una proporzione, è un discorso di aumento di numeri tra militari esposti e non esposti. È un'analisi di una fotografia che va a rilevare all'interno di una biopsia, in questo caso dei militari, metalli pesanti, quale può essere il tungsteno, quale possa essere piombo, argento, in questo caso oro. Questa è perché oro? Perché questa è la biopsia fatta, l'analisi di una biopsia fatta dal professor Maniscalco, è un candidato Nobel per la pace nel 2008, aveva fatto l'ufficiale di complemento, era un capitano ufficiale di complemento. Aveva il ruolo di addetto stampa, per cui era stato formato dal dottor Maurizio Costanzo, anche Costanzo, che per lo Stato Maggiore della Difesa lavora e forma gli addetti stampa per l'esercito. Questo è uno dei motivi, la mia supposizione, senza mai si fa peccare una volta sentita, è uno dei motivi per cui non avete mai sentito parlare male di uranio impoverito da Maurizio Costanzo. Tutti ne parlano male, Maurizio Costanzo no. Ai tempi, quando l'osservatorio denunciava i casi di uranio, la sera al Costanzo Show vi erano quei patetici collegamenti con i ragazzi, se vi ricordate, ma d'altra parte stiamo bene, tutto bene, perché si respira bene e non c'è nessun tipo di problemi. Allora, questo capitano che operava sul posto ebbe la soddisfazione di continuare a fare il suo lavoro da archeologo dalla difesa, e quindi andava a rivisitare tutti i siti da lui precedentemente studiati, che erano siti archeologici, e quindi, a differenza degli altri archeologici, siti archeologici bombardati, respirava, oltre alle porcellane e quant'altro, anche oro, argento, ed è stato l'unico a cui l'abbiamo trovato. Quindi evidentemente la relazione dell'esposizione e dell'assimilare attraverso la respirazione il particolato specifico prodotto da esplosione all'uranio è chiaro.
e quindi questa è quella NASA. Ed ecco la guerra dei dati. Avete sentito sicuramente parlare di cifre, di numeri, sono 10, sono 20, simpatica anche, lo dico davvero con affetto, la sequela di numeri dati dal Ministero, che a un certo punto tra quello che diceva Martino, che erano 42, e quello che diceva Parisi, 37, vi era questa volta un calo addirittura di decessi. Per cui qualcuno si è chiesto, ma guarda, Zucchetti sbaglia proprio, in effetti ha degli altri capacità curali, cioè provoca la resurrezione a distanza dei tempi. Poi invece nell'ultima audizione, stiamo parlando 10 giorni fa, sono risaliti a 87. E quando dal Corriere della Sera mi hanno chiesto appunto come funzionava il resoconto della difesa, ho detto beh, tra 10 audizioni più o meno arriviamo al numero esatto, perché i casi rilevati sono 2536, ma i casi rilevati, attenzione, non è che li ha rilevati l'osservatorio militare, altro non abbiamo fatto che usando i nostri servizi segreti abbiamo preso un file della sanità militare sul quale sono riportati questi dati. Ecco perché l'osservatorio continua a dire 2536 casi riscontrati e nessuno ci denuncia. Nel caso contrario qualcuno poteva anche denunciarci, cioè, se questa è una bugia siamo pronti ad assumerci le conseguenze. I morti sono 158, purtroppo 160 ad oggi, questo è stato il numero riferito il 4 novembre, ora siamo a 160, quindi 160 decessi, 2536 casi, senza fare, e qui sarebbe il compito degli statistici ovviamente, alcun tipo di selezione, perché abbiamo dei contesti quando parlano di numeri di proporzioni impressionanti, cioè noi abbiamo un nucleo di 14 persone che ha fatto la bonifica in Bosnia con a capo anche un generale, di queste 14 persone che hanno distrutto tutto e non sapevano che stavano maneggiando uranio, perché a differenza degli altri, gli italiani non gliel'hanno detto, hanno fatto esplodere tutto ciò che trovavano su 14 persone, 4 sono deceduti, 7 sono malati, siamo a 11, e altri 2 hanno avuto feti malformati. Questi hanno fatto una bonifica e sono stati per circa 6 mesi a fare esplodere munizioni. Esplodevano, mettevano tutti in un fossato che si chiama fornello e li facevano esplodere. Ecco, loro sotto assistivano a poco distante. Per 6 mesi, in questo modo, su 14 persone, uno solo al momento, grazie al cielo, non ha avuto nessun tipo di ripercussioni. Dopo questa analisi, cosa propone il Ministero? 170 milioni di euro per creare un altro centro studi. Allora, quando ho saputo che Massimo Zucchetti era stato inserito in questo centro studi, nel quale sarò chiamato, così è stato detto, sarà chiamato anche il sottoscritto da qui a breve, Massimo Zucchetti percepirà uno stipendio almeno di 1 milione di euro. Minimo. La collaborazione è titolo gratuito. Allora, sia io che Massimo Zucchetti siamo stati nell'ultima commissione di inchiesta fatta dal Senato e voi sapete la polemica sui costi della politica. Il professor Zucchetti, che non è l'opera di ipocrisia, è una constatazione sul curriculum eccellente del professore, investe il suo tempo lasciando la sua ricerca e, come dire, dando onore a una causa del genere, a lavorare, capire e studiare. Il professore Zucchetti, così come sottoscritto, ma il sottoscritto può passare, l'ha fatto a costo zero, perché la Presidente della Commissione ha deciso che per limitare i costi della politica i consulenti dovevano lavorare a costo zero. Ha lasciato un piccolo particolare, che le indennità dei commissari della Commissione, che sono ovviamente aggiuntive al loro stipendio di 18.000 euro mensile, non hanno rinunciato. Cioè la Presidente, che prende una ulteriore indennità di circa 6.000 euro per essere la Presidente della Commissione, più 500 euro ad ogni commissione, moltiplicato per tutti i membri della commissione, sono circa dai 50 ai 60.000 euro al mese. Siccome il consulente nello scorso governo, e io l'ho fatto, guadagnava la stratosferica cifra di 1.000 euro lordi mensili,
significava che se loro rinunciavano alle loro indennità per i costi della politica, potevano avere un parco di tecnici a disposizione composto da 50-60 persone. Invece eravamo 5 a costo zero. Così, questo è l'approccio al problema uranio. Non so cosa ha fatto l'attuale commissione. Ci ha esaminato il prodotto, quello, quel poco che ha prodotto la scorsa commissione da davanti? No, ha esaminato quel poco che ha prodotto la scorsa commissione e ha rifatto lo stesso lavoro, né più e né meno. È già finita, perché a dicembre la commissione è finita. Verrà allungata, bisogna vedere se c'è il governo, questo piccolo particolare, perché ovviamente la commissione è legata al mandato, quindi bisognerà capire come va. Cosa propone invece l'osservatorio? Quindi noi chiedevamo innanzitutto delle risposte. Quindi andare a istituire un piccolo comitato, no? Fatto da coloro che hanno il rapporto con la base, che andavano ad analizzare ogni singolo malato e dare delle risposte, perché guardate, qui dietro ci sono delle tragedie inimmaginabili. Qui c'è gente che per incrementare il proprio stipendio, per comprare casa, va all'estero e va ad acquistare la morte. Tutto ciò che guadagna, quel poco in più che guadagna, e poi diciamo quanto, lo spreca per curarsi. Ci sono famiglie che hanno perso figli ma che hanno venduto le case per assistere i loro figli. C'è gente che non ha più i bambini, che non hanno più genitori, mogli, che non hanno più nemmeno la pensione privilegiata. Un bambino che nasce il giorno in cui il padre muore perché la madre dal dolore partorisce un mese prima, il bambino non ha mai conosciuto il padre, non ha né la pensione né la sua ragazza, ha dovuto prendere il figliolo e ritornare dai genitori. Ci sono delle tragedie nelle tragedie che sono inenarrabili, sono mamme che impazziscono alla morte del figlio e che sono ricoverate da anni senza alcun tipo di assistenza, senza nessuno, dimenticati da tutti. Quindi noi volevamo dare delle risposte. Prendere questi 170 milioni, no? E distribuirli tra i 2.500 militari significava dare una risposta di almeno 30-40 mila euro a ognuno, senza fare nessuna distinzione tra morti o vivi. Voglio dire, bisognava studiarla ancora di più la cosa, però significava comunque dare delle risposte, aiutare. Nella prossima finanziaria sono stati stanziati 30 milioni di euro in 3 anni, 10 milioni, 10 milioni, 10 milioni. Voi dite ai militari? No, alle popolazioni, anche ai militari, ma alle popolazioni civili che hanno subito il danno, quindi Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Iraq. Attenzione, non vi è una mia discriminazione, ma perché dobbiamo andare a rispondere di un danno che non abbiamo fatto? Uno. Secondo, se diciamo ne riscontriamo la natura, come dire, l'effetto che ha sulle persone, perché continuiamo a studiare e non diamo delle risposte? Il Pentagono lo sa bene, gli americani lo sanno bene che fa male. Questa è una direttiva emanata nel 1995, cioè 4 anni prima del nostro impiego nei Balcani. Questa direttiva, al fondo di questa direttiva, che è una direttiva video, cioè fanno vedere tutti gli effetti che ci sono, gli americani dicono: siccome qui il pericolo è serio e siccome ci sono anche dei civili che devono operare, noi abbiamo degli uffici, addirittura abbiamo anche i numeri di telefono ancora operativi, se voi chiamate in inglese vi rispondono, dove spiegano come ci si difende dall'uranio, come ci si avvicina, con che pericoli comporta, quali sono le patologie che si possono contrarre, tutto. Basta fare una telefonata. L'allora capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ora allora Ministro della Difesa, non importa chi, perché tanto non c'è alcuna differenza, credetemi, è una lobby, sono degli interessi che vanno oltre i governi, oltre la politica. Se qualcuno di questi signori a suo tempo componeva quel numero di telefono, aveva tutte le informazioni necessarie da dare ai militari. Non aveva il telefono? Non lo so, non ha voluto farla? Sì, certamente non ha voluto farla. Perché il silenzio? E qui arriva, perché tutti quanti ci chiedono, uno va, i militari sono andati lì, sono volontari, non è vero. Il volontario è la categoria dei militari, cioè sono tutti volontari, dal soldato al generale, perché volontariamente si sono arruolati. Se arriva l'ordine di andare nei Balcani e il sottoscritto lo rifiuta, io vado a corte marziale, vado in prigione, sono un insubordinato. Quindi non esiste la volontarietà nel partecipare alla missione. Si usa un termine volontario perché da quando non c'è più la leva
esistono i soldati di leva che sono diventati volontari perché volontariamente si arruolano, ma non perché volontariamente vanno all'estero. Quei ragazzi si ammalano in silenzio e non parlano perché i grandi professionisti del modello professionistico delle forze armate, quando entrano e si arruolano, vanno a guadagnare la grande cifra di 800 euro al mese. Per cui un ragazzo che da Roma in giù si arruola, e diciamo perché arruolarsi nelle forze armate rappresenta comunque un'alternativa a un lavoro che non hanno nelle loro contesti sociali, e vivono a Milano e portano moglie e figli, dovrebbero vivere con 800 euro al mese, quindi avere una casa in affitto, una loro regolare, 1800, è una fantasia. L'unica alternativa che hanno è quella di andare volontari, volontariamente, non reagire all'ordine di andare in missione all'estero. In quel caso riescono a fare uno stipendio di circa 2300 euro, che rispetto agli 800 euro quantomeno gli consente, quindi più tempo sono all'estero, più hanno una disponibilità economica per poter sopravvivere. Quindi il grande esercito di professionisti, l'esercito mercenari, diciamolo senza averli su questo. Perché si nasconde dal punto di vista politico? Vi ricordate il contesto istituzionale in cui operavamo? Qui c'era una maggioranza divisa, tanto per cambiare, su partecipazione o non partecipazione di una missione, un'opinione pubblica spaccata, una opposizione che all'occorrenza, quando si parla di questi temi, diventa immediatamente maggioranza, a prescindere dai colori, non c'è nessun tipo di problema, furono impiegati i militari. Allora pensate se qualche mamma che già aveva pensato qualcosa, vedeva anche il figlio con la mascherina, qual era l'effetto, la paura, ma soprattutto nel contesto internazionale in cui in teoria si va in missione di pace, si vede i militari protetti da maschere, contromaschere, equipaggiamenti, qual è l'effetto mediatico? Dice, ma sui civili chi li protegge? Allora è una missione di pace o non è una missione di pace? Queste domande era meglio non farle porre. Allora, tra i militari che dicevano, tanto le maschere, anche se dovevo averle, non le ho mai comprate, a quei tempi ci fu l'ispezione della Corte dei Conti che andò a visitare i magazzini militari e che trovarono delle magliettine verdi che si usano nella divisa militare sufficienti per un esercito fino al 2200. Quindi il problema è che ogni magliettina era per un bambino di 4 anni. Era la verità, perché una maglia, diciamo, per un ragazzo di 20 anni costava X, quella piccolina costava X meno, quel meno non si sa che cosa ha fatto, però il numero di maglie corrispondeva alle esigenze. Questo l'abbiamo già detto, per cui cosa successe all'epoca? Dovevano esserci i materiali, tutti i militari sapevano che non erano adeguati. Allora possono essere successe tre cose: nascondere alla parte politica e quindi fare intervenire comunque i militari, di concerto con la parte politica evidenziare il problema, oppure affrontare il problema nella convinzione di poterlo gestire. Non sappiamo quali di queste tre ipotesi è la reale, quindi non sappiamo se effettivamente la politica dall'inizio sapeva tutto, non possiamo metterlo per iscritto, però questo di sicuro è successo, perché i militari sapevano, tutti sapevano. Solo ve li scomodo, e noi lasceremo qui degli interrogativi, gli interessi dietro un anno impoverito, le responsabilità dietro le mancanze dell'attuazione, se qualcuno sapeva e perché ha nascosto, insomma una serie di domande che aspettano ancora una risposta dal 99. E non potevo esimermi dal fare riferimento a Schopenhauer, in cui appunto, beh, la vita è breve, però la verità va sicuramente oltre. Speriamo insieme, prima o poi, di arrivarci. Io sono pronto a qualsiasi domanda. Sono informazioni che vengono da degli osservatori autorevolissimi, quindi io cerco di spostare invece l'argomento perché non si parla di un'area, almeno dal punto di vista dell'informazione. E che abbiano poi il mio percorso in corsa. Dunque, io un anno fa circa ho realizzato un'inchiesta, che è quella appunto che parte dell'uomo della pace, dove si denunciava l'utilizzo di un'altra arma controversa.
diversa, quella del fosforo bianco, del fosforo a Fallujah. Durante il bombardamento di Fallujah nel ottobre-novembre del 2004 ad opera della, degli Stati Uniti. Questa inchiesta, che è passata inizialmente sotto silenzio, poi è rientrata dalla finestra grazie all'impegno e all'attenzione della stampa estera. Perché in Italia si era pensato bene di non darne la giusta eco, di non riprenderla sulle televisioni generalizie. Noi avevamo trasmesso la News 24, avevamo fatto un discreto opera pubblicitaria attraverso la rete, che è stato uno strumento di diffusione incredibile. Pensate che in pochi giorni, noi eravamo andati in onda nell'ottobre del 2005, in pochi giorni erano stati scaricati dal sito di Rai News 24 5 milioni e mezzo di pagine riguardanti l'inchiesta su Fallujah, e ha fatto praticamente il giro del mondo, tanto che l'ufficio di Negroponte, John Negroponte, che è capo dell'intelligence americana, che era stato aperto poco in prossimità di quei giorni, ha dovuto occuparsi come primo argomento, era un ufficio che doveva monitorare le fonti aperte, ha dovuto occuparsi dell'inchiesta di Rai News 24, perché stava leggendo in rete, perché gli americani stavano cambiando la loro percezione sulla guerra in Iraq. Questo perché si vedeva per la prima volta un filmato dove venivano ripresi gli effetti delle armi, tra cui armi a uranio, ma anche armi al fosforo, ma anche armi termopariche, anche armi ad energia. C'è tutta una serie di armi che sono al limite delle convenzioni, e sicuramente per come sono state usate fuori dalle convenzioni. Il filmato, che è ancora disponibile comunque sul Rai News 24, sul Rai News 24, partiva dalla denuncia di una delegazione che era uscita per la prima volta da Fallujah, che si era recata al Parlamento a Strasburgo a denunciare la violazione dei diritti umani. Allora non sapevamo nulla del fosforo bianco, non sapevamo nulla delle armi che erano state utilizzate. L'unica cosa che si sapeva era l'effetto che questo tipo di armi aveva avuto sui corpi di Fallujah, ritratti a Fallujah. Io la prima verifica che ho potuto fare è stata quella di partire da alcune fotografie di questi cadaveri che riportavano una matricola. Erano cadaveri sfigurati, molti avevano corpo intatto e avevano i vestiti intatti e presentavano delle forti bruciature, e addirittura alcuni erano scarnificati fino alle ossa e avevano, come avevo detto, dei vestiti intatti. A questo punto ho cercato di capire di più quali effetti potevano aver provocato questa serie di malformazioni, questa serie di ferite su questi corpi, e mi sono imbattuto una serie di testimonianze, una serie di documentazioni che portava sicuramente all'utilizzo del fosforo bianco, ma appunto anche di armi termobariche, di armi ad energia, tali da farci capire che quello che era successo in quel momento a Fallujah, in quegli anni a Fallujah, era la sperimentazione di una nuova serie di armi, anche nuove frontiere di armi che venivano utilizzate in questo gigantesco laboratorio che era appunto la città di Verona. All'indomani della nostra denuncia, noi siamo stati accusati di aver fatto, dall'ambasciata americana, di aver fatto un documentario parziale, di non essere stati giù sul posto, perché c'erano stati oltre 200 giornalisti embedded. Embedded è il giornalista che segue le truppe, il giornalista che potremmo, la parola embedded in inglese significa incastonato, quindi significa che fa parte di tutti gli effetti delle truppe. Per chi non sapesse, questi giornalisti firmano un contratto per il quale qualsiasi cosa viene pubblicata deve passare il vaglio delle forze armate prima di poter essere resa pubblica. Detto questo, noi a quel punto abbiamo dovuto difenderci dagli attacchi che venivano da una parte dall'ambasciata americana, dall'altra venivano da alcuni giornali italiani che sono stati al nostro fianco, alcuni ci hanno attaccato. Prendo come esempio però uno dei massimi giornali italiano, che è Corriere della Sera, che si è diviso su questa vicenda. Sono stati gli articoli che hanno appoggiato la nostra denuncia sull'utilizzo del fosforo bianco, altri articoli,
firma, ad esempio, di Michele Palina, che ci hanno attaccato. Come ci hanno attaccato? Ci hanno attaccato dando parola a John Pike. John Pike era capo della Global Security, che è una delle massime società di strategia militare americana, forse la più importante, che alla domanda del giornalista che gli riportava, Avengers 24 ha detto che col posto di Atlanta si è distrutta la città di Fallujah, John Pike rispondeva, è falso perché dice, Avengers 24 ha detto una marea di sciocchezze, perché col fosforo non si distrugge la città, e quei corpi che sono stati rappresentati erano dei corpi che erano stati troppo esposti troppo dal sole. Quindi si presumeva che quelle persone che noi avevamo visto, i cadaveri erano morti, quelle persone erano morte per insolazione, non avevano tracce di proiettili sul corpo, e quindi questa era la deduzione di John Pike. Oltretutto, la news 24, noi non avevamo mai detto che si era distrutta la città in Fallujah col fosforo, perché il fosforo se ha un pregio, quello di lasciare di distruggere la vita, lasciare tante le strutture. Detto questo, per il caso ho voluto che la sera stessa, con l'inchiostro ancora caldo, pagine del Corriere della Sera, alla BBC, la RAI, pensavo non si è degnata di rispondere, ma alla BBC, il portavoce delle forze armate statunitensi in Iraq, ha ammesso di aver utilizzato il fosforo, di aver utilizzato per uccidere i re. E che il fosforo era comunque un'arma legale. A questo punto si è aperto un dibattito simile a quello che si poteva aprire sull'utilizzo del uranio corrido, però a me mi ha aperto un mondo, mi ha fatto capire come possono funzionare determinati meccanismi di informazione, perché a quel punto mi sono dovuto difendere, il mio lavoro. Allora, il portavoce delle forze armate statunitensi ha detto che il fosforo bianco, che non sa, il fosforo bianco è un'arma legale. Perché è un'arma legale? Perché viene considerata da loro un'arma incendiaria. Bene. Sulle armi incendiarie, le armi incendiarie, quali il napalm, che è stato usato sempre nella battaglia di Fallujah, che è stato usato in maniera abbondante in Iraq, erano state vietate da una convenzione dell'ONU, firmata da 180 paesi membri, nel 1980, a seguito delle immagini che erano uscite dopo la guerra in Vietnam negli anni 70. Perché nella convenzione si diceva che queste armi incendiarie non dovevano essere utilizzate all'interno dei centri militari, cioè non rappresentanti la presenza di Cina. A non firmare la convenzione, gli Stati Uniti, la Cina e penso forse Israele, adesso non sono sicuro. Il fatto di non aver firmato la convenzione ha fatto dire al portavoce delle forze armate statunitensi di usare il fosforo bianco era da considerarsi legale. Ma se partiamo da questo presupposto, cioè che è sufficiente non firmare la convenzione per essere nella licenza, per essere nella legalità di utilizzare questo tipo di armi, allora dobbiamo ricordare che Saddam Hussein non ha mai firmato la convenzione che vietava l'utilizzo delle armi chimiche. E quindi, dal suo punto di vista, era nella legalità di utilizzare le armi chimiche di gasare per il culto. Che ci sembra un discorso enorme, eppure Saddam Hussein è stato condannato per questo, è stato anche giustizia. Ma è vero questo, cioè è vero che il fosforo è da considerarsi a tutti gli effetti un'arma incendiaria. Non è proprio vero, qui rientra un po' la parte che lo lega all'uranio. Cioè, il fosforo è sempre un agente chimico. Noi su questo abbiamo sentito il portavoce dell'ufficio dell'ONU che monitorizza appunto l'utilizzo dell'ufficio per il divieto dell'uso e dello stoccaggio di armi chimiche, Peter Kaiser, che si interviste ancora sul sito della News 24, il quale ci ha detto che è vero che il fosforo non è nell'elenco delle sostanze chimiche vietate di fare la convenzione, ma è pur sempre un agente chimico. Ed essendo un agente chimico, viene regolamentato dall'articolo 2 della convenzione, che dice che qualsiasi agente chimico viene utilizzato per e che provoca la morte o l'inabilità temporanea delle persone o degli animali da considerarsi a tutti gli effetti un'arma chimica. Quindi il fosforo poteva essere utilizzato esclusivamente per quelli che sono consentiti dalla convenzione, che sono appunto come illuminante o come schermante per movimenti, come fumogeno per schermare i movimenti delle persone. Detto questo,
uno capisce perché di guerra o delle armi che vengono usate in guerra non si può, non si deve parlare, perché sono degli argomenti scopi. Di fosforo, per esempio, già non si doveva parlare nel 1940, nella seconda guerra mondiale, con i bombardamenti di Dresda e ad Amburgo, operati dagli alleati. Noi abbiamo trovato, per prendere delle fotografie di cadaveri che arrivavano, di cadaveri che erano stati sottoposti al bombardamento al fosforo, ed erano simili a quelli che noi avevamo trovato poi a Fallujah, cioè con dei vestiti intatti, i corpi scarnificati. Ebbene, avevamo trovato anche un documento risalente a quegli anni del comando censore del gruppo alleato del nord Europa, che vietava di parlare dell'utilizzo del fosforo già da allora, perché era un'arma appunto controversa che poteva contravvenire alle convenzioni di Ginevra del 1915. Quindi, siccome oggi è importante convincere la gente a fare le guerre, e non è tanto importante vincere, noi non sappiamo neanche come sta andando la guerra in Iraq, perché ormai le leggi non sono più, quindi per noi la guerra nel nostro immaginario in Iraq è finita il 9 aprile del 2003, quando viene abbattuto l'assalto di Saddam Hussein a Baghdad, quindi per noi la guerra è finita lì. E questo è un punto fondamentale per capire l'informazione, il ruolo dell'informazione nella. Allora, mettete insieme queste informazioni che dovrebbero essere. Nel mondo ci sono 1.200.000 apparecchi TV. Se li mettiamo insieme facciamo circa una volta e mezza il giro della Terra. Che cosa passa? Come sono distribuiti questi apparecchi TV fisicamente? Sono distribuiti in questo modo. Ce ne sono circa 800.000 persone in America, quindi siamo quasi alla televisione ad personam, 425 in Europa ogni 1.000, quindi siamo quasi uno ogni due persone in Europa, e in Italia sono 475 ogni 1.000 persone. Poi se andiamo in Sud America, già il rapporto cambia. Abbiamo un apparecchio TV ogni 12 persone, in Medio Oriente uno ogni 40 persone, in Africa uno ogni 1.500 persone. Che cosa passa attraverso questi apparecchi? Il 68% dell'industria audiovisiva è americana, il 28% è europea e il rimanente viene distribuito dalle altre parti. Quindi questo ci fa capire che l'Occidente si racconta a se stessi. Se mettiamo insieme i dati della distribuzione di apparecchi TV e quello che passa all'interno di apparecchi TV, capiamo che l'Occidente si racconta a se stesso. Quindi magari si preferisce parlare della guerra in Iraq in un certo modo, perché ci sono determinati interessi, e non si parla della guerra del Congo, che ha provocato oltre 4 milioni di morti in questo momento. Chi c'è dietro gli apparecchi TV? Dietro questi apparecchi TV ci sono, io prendo l'esempio americano, perché l'esempio americano è un esempio fondamentale, ci sono per esempio la General Electric, la Railways in Gauss, che sono case che producono armi, per cui armi ad uranio impoverito o armi, apparecchi elettronici, sono servite per le armi per bombardare in Iraq, La televisione è diventata uno strumento fondamentale per la guerra. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando si trattava di preparare e confezionare gli articoli e i servizi che venivano dall'Iraq, le televisioni americane hanno contraddistinto questi servizi scegliendo un acronimo che era OIF, che era Operation Iraq Freedom, Operazione Libertà Iraq. Ebbene, vi posso garantire che questo non è uno scherzo. Inizialmente si era pensato a un altro acronimo, che era Operation Liberation Iraq, cioè Operazione Liberazione Iraq. E questo avrebbe dato l'acronimo OIL, ma solamente il pensiero di accostare l'acronimo OIL alla guerra in Iraq ha fatto saltare il Pentagono sulla sedia, e hanno vietato questo tipo di per fare l'operazione, che vi dicevo prima io, cioè quella dell'abbattimento dell'assalto di Saddam Hussein,
è stato appositamente creato un cordone di maniera che isolasse ben tre quartieri di Baghdad, ed era stato scelto appositamente quel luogo perché di fronte all'Hotel Palestine, che era l'hotel dove erano presenti tutte le televisioni del mondo, per che quell'avvenimento venisse ripreso e consegnato al mondo con appunto la liberazione di Baghdad e la fine della guerra della guerra. Ecco, questo per farvi capire che cosa c'è dietro alcune situazioni tra informazione e televisione. L'altra cosa che volevo dirvi, e poi chiudo rapidamente, è questa, cioè per capire come viene gestita l'informazione, nel momento in cui si preparava in America la guerra in Iraq, c'era un'altra guerra che si stava giocando, che era la guerra delle frequenze televisive. È una guerra che ha consegnato in mano a Murdoch e in mano agli alleati politici di Bush la maggior parte dell'etere americano. Chi è che gestiva e consegnava queste frequenze? Chi decideva di dare le frequenze era il figlio di Colin Powell, Michael Powell, che era il figlio dell'ex segretario di Stato americano. E questo ha permesso a Murdoch, per esempio, di mettere le mani sulla gran parte delle città più importanti, più strategiche americane. Murdoch, 20 giorni prima dell'intervento americano, in Iraq disse che Bush era il più grande presidente della storia, in un'intervista ha detto che Bush era il più grande presidente della storia d'America, degli Stati Uniti d'America, e che la guerra in Iraq era benedetta perché avrebbe portato il petrolio a $20 al barile. Mi sembra che la storia ha... Anzi, l'ha detto così chiaramente. L'ha detto così chiaramente, l'intervista che è stata su questo per farvi capire il rapporto tra informazione e potere e guerra. È ovvio che da questo palcoscenico non potremo vedere passare la verità. Se chi gestisce l'informazione è colluso con il potere, colluso con il potere della guerra, colluso con chi fabbrica le e quindi di conseguenza il vero volto della guerra non può essere visto. Da lì nasce anche il Patriot Act, che impedisce agli americani di vedere i morti, i loro morti, ma anche quelli degli altri. C'è stato uno studio di una scuola di giornalismo americano che ha preso in esame circa 180 telegiornali notiziari sotto il periodo della guerra, con un solo minuto di morti o del vero volto della guerra non è mai passato nei TG americani. Lo stesso studio di giornalismo ha preso in esame quello che vede un ragazzo statunitense fino a 18 anni d'età nella televisione americana, ha visto che è stato possibile assistere a oltre 400.000 omicidi e centinaia di migliaia di azioni violente. Cioè è lecito vedere Schwarzenegger che uccide e sbudella il proprio nemico, non è lecito vedere il vero volto della guerra. Ecco perché mano a mano noi vedremo sempre di più le immagini provenienti dal fronte, con immagini schermate, cioè le classiche immagini dei bombardamenti di notte o fatte con l'infrarosso, perché si vuole mettere, questa è una tecnica che sta mandando avanti, tecnica di comunicazione, sta mandando avanti il Pentagono, è stata scelta a tavolino per poter non far vedere il vero volto della morte, ma far vedere i veri danni dei bombardamenti, perché l'immagine utilizzata da uno schermo a infrarossi ha tutt'altro effetto su quello che può essere l'immagine reale di un'uccisione di violenza. E poi c'è anche quello che io chiamo la cosiddetta censura additiva. Cioè, oggi non esiste, secondo me, una vera e propria censura. Perché, per esempio, nel caso del fosfo, come nel caso dell'uranio, come ho detto chiaramente anche come stato detto, cioè le informazioni c'erano tutte. Quello che manca è il quadro d'insieme, quello che ha fatto oggi il professore, ha messo insieme una ricostruzione, ha dato dati, ha dato memoria ad un fatto. Ecco, la memoria è una delle cose fondamentali sulle quali si gioca l'informazione oggi, l'informazione e la guerra. Oggi l'informazione viene data senza memoria, senza un contesto. Io, per esempio, mi ricordo quando abbiamo detto questa cosa dell'uranio, questa cosa dell'uranio, ma anche la cosa del fosforo,
è stata data solamente la smentita dell'utilizzo, senza spiegare come, perché, dove erano stati utilizzati, quali effetti potevano avere. Dare notizie senza memoria è la tecnica più fine che viene utilizzata oggi dai mezzi di informazione per non informare. Dietro c'è un disegno ben preciso. Io sfido la vostra di memoria. Se io vi dicessi, mi chiedessi chi è che ha detto noi entreremo a Baghdad, vi libereremo dalla tirannide e vi riconsegneremo la città libera. Vi ricordate chi ha detto una cosa del genere? Io penso che la maggior parte lo avrebbe detto Bush, Colin Powell, Rasmus, eccetera, eccetera. Beh, questa frase qui è stata detta da il colonnello Clark Mond, che era capo delle truppe britanniche, che nel 1917 entrano a Baghdad, allora c'era la Mesopotamia, non c'era ancora l'Iraq, entrano per lo stesso motivo, cioè mettere le mani sul petrolio, e hanno usato la stessa tecnica di informazione che è stata usata poi successivamente per invadere l'Iraq. Speriamo che questo iniziativa oggi possa essere l'inizio di una serie di altri incontri e anche di riflessioni più ampie da parte nostra, come da parte diffusa, per riprendere la memoria che non si perde, se non davvero c'è più situazioni sempre peggiori. Per ora alla fine lasciamo la parola a Angelo Baracco, che è docente del nostro Ateneo e membro del Comitato Scienziati e Scienziati contro la guerra. Io non ho delle decine cose da aggiungere alle cose dette, perché ho anche meno competenza di chi ha parlato sui temi specifici. Ho pensato di riagganciarmi ad alcune affermazioni fatte dai chi è intervenuto prima, poi di commentare in particolare un aspetto che è stato sollevato dalla non so come chiamarla, tu che presentavi. Una breve spunto che mi ha dato Sigfrido Ranucci in quello che diceva, infatti quando parlavi degli africani che hanno una televisione ogni 1500, ho dovuto di pensare che sono i miserabili della terra, ma poi tante strutture hanno la fortuna di avere. Però ecco, tu dicevi un paese che non ha firmato una convenzione e quindi si sente in diritto. Allora, in questo senso le armi nucleari dell'India, del Pakistan, dell'Israele sono perfettamente legittime, perché non hanno firmato il trattato di non proliferazione. E quindi in questo senso è. Facciamo l'esempio delle testate nucleari, quello l'ha firmato, l'ha avuto loro, insomma. Era solo una notazione. E rispetto a quello che alle cose che parlava Domenico Leggero, mi riaggancio a un punto della sua, quando ha mostrato queste immagini che mostravano delle nanoparticelle nei tessuti. Ecco, mi sembra una cosa molto, molto importante. Oggi non si parla spesso di nanoparticelle per tante cose, se ne parla di inceneritori, se ne parla perlomeno di micro, ma addirittura molto più piccole per il traffico cittadino. Ecco, io volevo chiedere una cosa che faccio al Massimo Duchetti all'inizio, impostando la sua relazione, in qualche modo ha detto. Noi non siamo, una cosa diversa dai teatri di guerra, cioè qui la guerra ormai è una guerra planetaria a livello mondiale, che si esplica, siccome ormai c'è una lotta per le risorse, per i margini di profitto sempre più ridotti, sempre più accanita, ci coinvolge tutti qui per sfruttare economicamente qualunque cosa. Ma guerra è contro tutti, contro l'umanità, contro anche la povertà fa più morti delle guerre. Queste nanoparticelle non sono cose, si trovano nei tessuti, ma nanoparticelle svolazzano per l'aria, per le acque, non è che scompaiono dopo, cioè, si depositano vicino ai luoghi dove sono esplosi questi proiettili e poi ci se ne può, chi è lontano può far finta di niente, perché rimangono in sospensione nell'aria, probabilmente
per l'eternità praticamente, perché con correnti, con una serie di fenomeni, di processi, cioè io non credo che siamo esenti da nessuna parte del mondo dagli effetti di queste cose. Prima o poi arrivano, come la lunga dicevano, che è arrivata dappertutto, però guarda caso nel ventennale, quest'anno, della incidente di Chernobyl, hanno fatto a gara per sminuire l'effetto di questa colossale tragedia, a mio parere, che continua a produrre effetti. E qui invece c'è la corsa, il compieraggio c'è dappertutto, non soltanto per le cose che tu dicevi prima. Pensate ai centinaia di test nucleari che sono stati fatti negli anni 50 e quindi anni 60 nell'atmosfera, dove sono esplosi tonnellate di uranio e di plutonio, e sicuramente avranno creato microparticelle che saranno ancora in sospensione, e probabilmente sono molte, cioè abbiamo dei livelli di inquinamento, abbiamo inquinato il pianeta a dei livelli tali che io temo che abbiamo già superato la soglia, ma comunque se una soglia c'è, comunque io temo che non sia molto reversibile questo quello che è avvenuto. E ricollegandomi a questo punto di nuovo a quello che diceva Massimo Ducchetti, vorrei sottolineare una cosa che mi sembra, tra l'altro, che qui in questo polo dove siamo può essere interessante. La fine della guerra fredda, non che prima della guerra fredda fosse una bella cosa, fosse piacevole l'equilibrio del terrore, però la fine della guerra fredda e l'avvento di un mondo unipolare, come logico che dicevo prima, ha creato una secondo me un avanzamento verso la barbarie spaventosa. Durante la guerra fredda, ripeto, non che fosse bello l'equilibrio del terrore, stare seduti su 70.000 bombe nucleari, tutto il pianeta, non era una cosa bella, però adesso stiamo seduti su 26.000 circa, quindi non è che la cosa poi sia migliorata di tanto, non è un miglioramento qualitativo, ma siccome proprio l'equilibrio era fondamentale, perché se non aveva l'equilibrio c'era l'olocausto, e in qualche modo con tutta la barbarie che c'è stata c'era una qualche limitazione dalla parte dei due blocchi nell'adozione di nuovi mezzi di distruzione, che hanno fatto da tanti passi, ma purtroppo la gente ora, cioè, non è una cosa indietro che possiamo dimenticarci, continua a creare anche lì dei morti, malattie, danni spaventosi, che parliamo di 40 anni fa, insomma. Quindi non è che queste cose scompaiono, mi ricollego a quello che dicevo anche prima. Ma la fine della guerra fredda ci ha fatto fare un passo verso la barbarie, secondo me, spaventoso, perché non c'è più nessun limite, non c'è più nessuna. Pensate alla Fallujah, la guerra, l'attacco di Israele al Libano dell'altra estate, con la sperimentazione di chissà quali porcherie, di chissà quali bombe, a questo punto proibite, non proibite. I trattati, peraltro, mi sembra che proibiscono le cose che si conoscono, non quelle che non si conoscono. Se si introducono altre innovazioni, cose sconosciute, prima che vengano, che non si dichiarano neanche cosa siano, non si sa che cosa siano, prima che vengano dei trattati che le possano proibire, insomma, qui bisognerebbe proibire la guerra in quanto tale, ormai siamo è sempre stata una cosa barba, come appunto diceva Massimo prima, e a questo punto è diventata una guerra contro gli stati, contro le popolazioni, contro le strutture di un paese, per distruggere completamente un paese, non per vincere un esercito. Questo è purtroppo la china spaventoso su cui siamo, che io non vedo sinceramente come si possa fermare, anche perché il livello delle possibilità di raggiungere con l'informazione la gente sono quelle che Sinfrido ci diceva chiaramente. Purtroppo è anche questa una lotta impari rispetto al potere, alla tracotanza, all'arroganza del potere, dove ha limiti e dispone di tutti i mezzi possibili e immaginabili. Ma tante di queste nuove armi vengono usate anche per reprimere le manifestazioni, per reprimere i gas che si sono usati a Genova, poi nessuno lo dice, le pistole queste da laser, che poi dovrebbero solo tramortire, ormai i morti si contano tutti i giorni. Cioè, purtroppo è un potere che esercita questa sua tracotanza a tutti i livelli, insomma, a tutti i livelli e in qualunque situazione. L'ultima cosa, vorrei essere breve, mi
sembra importante. Chi è che fa queste cose? Perché questo è anche molto importante. Appunto, tu prima sollevavi il problema, Viviano, stiamo in ambiente universitario, quindi cose, o non se ne parla, o se ne parla in modo completamente distorto. Allora, intanto, devo ricordare che ci sono le grandi industrie, perché naturalmente da queste economie di guerra traggono i loro profitti. Anche qui, in un certo senso, nulla di nuovo sotto il sole, se l'IBM forniva ai nazisti le schede perforate per gestire i campi di sterminio, Henry Ford moriva di simpatia per Hitler, non c'è nulla di nuovo. Però appunto, purtroppo i mezzi tecnici aumentano, non voglio dire progrediscano, vanno avanti in qualche modo, e quindi la barbarie aumenta. Ma dietro c'è chi queste armi, questi mezzi tecnici li mette a punto, e chi sono? Sono gli scienziati tecnici. Ecco, ma i nostri scienziati e tecnici, ora lasciamo stare quelli italiani perché noi siamo proprio ormai il fanalino di coda, non credo che qui ci fanno porcherie, ma forse rispetto a quelli che si fanno altrove sono robe da lì, sono giochi da ragazzi. Ma in questo periodo per esempio in cui si parla della crisi della ricerca in Italia, ma anche in Italia, ci vuole la libertà della ricerca. Benissimo, io sono per la libertà della ricerca. Liberiamo prima di tutto le decine di migliaia di scienziati che lavorano nei laboratori, nei grandi laboratori militari, solo per costruire bombe. Cominciamo di lì. Poi dopo parliamo della libertà della ricerca degli altri. Cominciamo da quello. Ci sono al mondo, ma chi ne parla di questo? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il progetto Manhattan, in cui migliaia di scienziati di tecnici hanno lavorato per fare la bomba, ci sono creati tre enormi, giganteschi laboratori militari negli Stati Uniti. Le città segrete in Unione Sovietica, dove lavoravano decine di migliaia di scienziati, gran parte di quali tra l'altro a spasso e quindi anche disponibile per il migliore offerente, fior di scienziati. Ecco. E se poi tutta una serie di altri laboratori più piccoli, questi laboratori sono legati a quell'industria che dicevo prima, ecco, ma c'è una grossa fetta, io non la so quantificare purtroppo, non so dire se sia un terzo, una metà, un decimo, tre quarti, non lo so, della cosiddetta comunità scientifica, che io chiamo corporazione scientifica di solito, che lavora soltanto e pagata, soltanto e non ha certo problemi di mancanza di finanziamenti, sicuramente, no? Solo per realizzare strumenti di morte, solo per quello. Ecco, ma questo alla gente andrebbe detto. Che questo, e nei nostri ambienti universitari di queste cose non si parla, perché qui la scienza è qualcosa che non si può toccare, la scienza è qualcosa di puro, per verità non si parla di guerra, non si parla di armi, non si parla di queste cose. Queste cose sono tabù perché infangano la purezza della scienza. Ecco, io non voglio dilungarmi di più perché poi farei, anche perché siamo è tardi, mi sembra, però questo spunto mi sembra importante, e forse su questo io credo che avremo la nostra specificità, la vostra specificità, per lavorare. Massimo Ducchetti si occupa meritoriamente di cose più competenti, di cose che sa. Noi potremmo invece fare ricerche, io mi metto come se fossi sui banchi con voi, no? Sono un anno impoverito, però il nostro ruolo è quello proprio di fare in modo che questi ambienti in cui viviamo di queste cose se ne occupano, insomma, che si smetta con tutti i discorsi sulla scienza, la scienza pura, come quella la scienza, la ricerca deve essere questo e deve essere quello, ma che finalmente l'università si colleghi col mondo, recepisca quelli che sono i veri problemi e si occupi di queste cose. Capite? Credo che tutti abbiamo capito quanto ci sarebbe da fare in tutto questo per tutte le facoltà che hanno a che fare con l'informazione, che hanno a che fare con la filosofia, con la scienza, con le scienze politiche, con la giurisprudenza, no? Ecco, queste sono le cose di cui credo che dovremmo cercare di fare in modo che queste cose entrino nella torre d'avorio, ammesso, è un po' indiricito come avorio, ma insomma, delle università, dei centri di ricerca, e si parli di questo. Mi fermo qui perché è solo un punto che... No, a questa moratoria soltanto Repubblica Ceca, Stati Uniti, Inghilterra, Israele e Olanda. Tutti gli altri, no, poi ci sono stati 36 astenuti e 136 problemi. Un soldato dell'esercito italiano
sa che usarmi all'uranio impoverito o non lo sa? Ora lo sa, ma per la sopravvivenza deve andarci per forza a quelle condizioni. Torno al concetto, il nostro non è un esercito professionale, professionistico, è un esercito di mercenari. Con lo stipendio italico non c'è la sopravvivenza. 800 euro al mese per una famiglia non sono sufficienti a sopravvivere. Volevo aggiungere che il nostro esercito non ha in dotazione ampiamente l'uranio impoverito, cioè opera in teatri di guerra dove altri eserciti hanno usato l'uranio impoverito. Quindi sì, non avendo centrali nucleari, non avendo un'industria nucleare, non ha l'uranio impoverito, però ha operato in Kosovo dove è stato usato l'uranio impoverito e guarda caso all'esercito italiano è stata assegnata la zona di Kosovo più contaminata dove era stato usato il 64% di tutto l'uranio impoverito usato nei Balcani. E ovviamente opera in Iraq dove non si sa ancora bene che cosa succederà, ma con la quantità di polvere che ci sono, dovete immaginare quale sia l'ambiente dell'Iraq, e ne sono state usate 100 volte di più, potete immaginare come secondo me anche i militari che sono stati in Iraq possano poi avere dei problemi di salute. Io spero di no, ovviamente, spero che oltre alla sindrome dei Balcani non ci sia la sindrome del Golfo anche tra gli italiani, una sindrome del Golfo 2, però tutto lo lascia presagire. Quando sono andati in Kosovo a fare l'operazione di peacekeeping, hanno iniziato ad andare nell'agosto del 1999. La prima circolare che diceva attenzione, guardate che l'uranio impoverito può essere un pericolo, risale a gennaio del 2000. Quindi per parecchi mesi i nostri lavoratori militari, i nostri militari, hanno operato in condizioni tali da non fondamentalmente questo è quello che sono. Una precisazione, i nostri militari operano nei Balcani dal 1995, cioè nel 99 c'è stato l'invio della forza di pace, ma dal 95 noi avevamo nuclei di 1000-2000 uomini sul territorio che cambiavano ogni 4-5 mesi come osservatori, per cui dal 95 già c'era la direttiva statunitense, nessuno, non vi era stata divulgazione italiana, al 2000 non vi è stata alcuna informazione alla base. Non pochi mesi, certo. 5 anni. Io chiedo scusa a tutti, però dovrei essere libera scientifica, poi puntualmente c'è sempre un motivo l'altro per evadere, ma questo va riporta anche in queste occasioni una comunicazione interattiva comunque fa, anche se di proprietà. Volevo ringraziare di persona perché ha detto una cosa molto importante. Io ormai tutta una presentazione con le poche persone che già hanno filmato, quindi già sono informate su quello che è l'importanza della proposta, delle due proposte di legge, non mi sto a dilungare. Quello che ha detto Ranucci mi ha fatto riflettere e ringrazio per lo stesso motivo il professor Zucchetti quando ha menzionato tutta una professione di energia, di un lavoro in uno stato di ricerca e quindi di costruire una memoria, perché purtroppo anche dalla presenza di questa sera vedo che la memoria se non ben costruita non giova neanche alla stessa informazione. C'era tra le tante citazioni, c'era quella di Sciascia che diceva il nostro paese è un paese senza memoria e verità, io cerco di non dimenticare. Ecco, alla luce di queste testimonianze scientifiche, culturali, io penso che questi 10 anni non debbano essere archiviati e questo è il momento veramente di cominciare a parlare di memoria che deve essere comunque viva. Perché è giusto anche riscattare la memoria di quei soldati che sono stati mandati allo sbaraglio, che hanno creduto nel loro operato, nel loro lavoro,
e che non ci sono più, e di quelle popolazioni civili che sono state inermi, hanno subito. Un riscatto ci vuole per quei soldati che oggi sono ammalati e combattono per vivere, così come i cittadini che hanno subito delle scelte, delle prepotenze di questo strapotere imperialista. Io penso che se si arriverà con questa proposta di legge, ne occorrono 50.000, mi auguro come comitato promotore che se ne possono duplicare, perché il numero massiccio di questa risposta significa sollevare le coscienze, significa mandare un messaggio forte e chiaro di presa di coscienza civile, di democrazia diretta all'esterno del Parlamento. Un'ultima cosa, ero a sabato, come penso tante persone qui in aula, sabato a Vicenza, ecco, una cosa che mi ha molto indignata è il discorso del presidente Napolitano quando ha garantito sui problemi di Vicenza. Io personalmente ero e non mi sono sentita male, molto male rappresentata dal presidente attuale. Fortunatamente abbiamo ancora una repubblica parlamentare, non abbiamo una repubblica presidenziale, e speriamo che almeno non ci dobbiamo trovare a affrontare un'altra modifica della Costituzione, perché se no la vedo proprio una cosa molto, molto deleteria. Non demordo dal fatto, dall'idea che questo paese, bene o male, comunque è co-belligerante, e per cui ripudio questo stato di cose. Io inutile che magari sto allo stato legge, magari se ci sarà un argomento lo possiamo sviluppare qui in sede in futuro, abbiamo 5 mesi per riparlarne. La memoria la portiamo avanti così e noi come comitato abbiamo cominciato il 4 novembre, il giorno delle Forze Armate, e siamo stati a Cameri, proprio dove si assemblano gli F-35, che sono proprio dei grandi veicoli di morte. Grazie.